penso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Non mi mancava niente perché avevo già vinto 3 mondiali consecutivi con la Honda, quindi avevo già dimostrato quello che dovevo dimostrare. Voglio trovare un senso. Però è stata una sfida importantissima per, secondo me, non solo per me, ma per tutto l'ambiente, per un sacco di cose. E intanto ho dimostrato che nel motociclismo ancora, o comunque in questo momento, conta di più il pilota che la moto. Ho dimostrato che erano finti tanti luoghi comuni, come che per vincere un mondiale ci voleva la Honda, che la Honda andava da sola e che era imbattibile, ecco. Un sacco di cose, e riportato, secondo me, con questa sfida le cose a posto, ecco, come sono i reali valori. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Nel 2004. La sfida di Valentino ha inizio nel caldo della Malesia. Sono i test invernali, i primi contatti con una nuova realtà, i primi passi di una nuova, lunga corsa. Prima delle prime prove, dei primi test di Sepang, il 24 gennaio, il giorno prima, il 23, Valentino è arrivato in pista e, come sua consuetudine, ha messo personalmente il suo numero 46 sul cupolino anteriore della moto. Ecco, lì vedere il numero 46 sulla Yamaha è stato il momento in cui ho detto, insomma, è vero. È lavoro, è fatica, è gioia di costruire. La Yamaha non vince il mondiale da 12 lunghi anni. Valentino è il punto di riferimento, la rinascita, la riconquista è nelle mani del campione che cerca stimoli forti per dare risposte forti, per regalarsi e regalare emozioni a chi ha voluto fare questa scommessa. È una grossa responsabilità quella di fare da guida nello sviluppo tecnico di una casa. E direi che lui lo fa benissimo. Anche con molta naturalezza, sembra quasi una cosa facile quando la vedi fatta da lui. Però davvero è molto preciso, è molto chiaro e è molto sensibile quando guida la moto. L'inverno delle parole, delle prove, passa con le sentenze del cronometro. A Barcellona, ultima uscita prima delle classifiche vere, quelle che fanno storia e albi d'oro,
il dottore dimostra di aver trovato la giusta cura per la malata cronica, la M1. Mission impossible, dicevano in tanti. Missione impossibile. Ma non per lui. Per un Rossi motivato, spinto dagli eventi, ma soprattutto da una voglia particolare. È una pole position che non regala posto in griglia, ma che segna, lascia segni negli avversari. Il problema era, non era essere condannato a vincere, era che con la Honda, se ormai non vincevo, ero su uno stupido. E invece se vincevo avevo fatto, cioè se facevo primo prendevo 6 e se invece facevo secondo prendevo 5. E invece non è così, per vincere una gara del motomondiale o comunque per di qualunque altro sport non è così facile. Ma non c'è significato senza un ordine d'arrivo, senza quel foglio che dice chi ha vinto e chi ha perso. Welcome, cielo azzurro del Sudafrica, sole che brucia. È la prima volta di una nuova storia. Chi c'era sa di aver vissuto una giornata particolare, di aver visto qualcosa di speciale. Con Max Biaggi, Valentino ingaggia il duello dei duelli. È motociclismo allo stato puro e antologia delle due ruote, 46 che vince. Magia, cuore e testa che vincono la sfida delle sfide. Se questo è l'inizio... Probabilmente una gara così non ci sarà mai più. La metto come mia gara preferita, anche più di Phillip Island, perché era la prima, perché grande sfida con Biaggi, tutti e due che volevamo vincere a tutti i costi, e alla fine sono riuscito a vincere io. È stato un weekend, sembrava veramente di essere in un film. È dura, come previsto, e non come da illusione africana. Vincere al volo significa provocare, e nella pioggia spagnola di Jerez vuol dire che non è tutto semplice, tutto facile. Gli sconfitti e provocati reagiscono, vincono. Eccolo, Sete Gibernau danza sotto la pioggia e urla, reclama posizione di antagonista. Facile davanti a pubblico amico e su asfalto amico. Gibernau replica anche in Francia. Valentino rischia di non partire. Lo spagnolo, caricato da ripetute responsabilità, sembra imprendibile. Per il dottore, costretto a combattere per punti buoni in classifica, è il momento di stringere i denti. Abituato a vincere, Valentino soffre, ma sente che anche giù dal podio si costruisce qualcosa di buono. Due gare difficili che erano normali, perché è stata welcome la cosa fuori dal comune, è stata welcome l'eccezione, perché in quel momento la nostra Yamaha era a livello, non era a livello di vincere,
Welcome è andato tutto bene, eravamo in una bolla di sapone, è andata così. Poi però fra l'acqua di Jerez e qualche problema in Francia siamo ritornati un po' al nostro livello, però erano delle difficoltà che ci aspettavamo e che siamo riusciti a risolvere subito. Arriva poi il momento di tirare fuori energie, doti, valori, cavalli dal motore su piste veloci, fatte apposta per le Honda ben conosciute. I quarti posti valgono medaglie di legno da dipingere sul casco. Ironia per lasciare in un angolo della mente dubbi e timori. Al Mugello c'è la paura, c'è la pioggia a rendere la giornata speciale, unica. Valentino capisce, danzando sull'asfalto umido, che la vittoria in casa può dare un segno, un senso. A Barcellona, casa di Sete Gibernau, non si può non triplicare gli sforzi. Il dottore prepara la purga, la prescrive, la somministra e il risultato è dura prognosi per chi vuole mettersi sulla strada del campione. Perde colpi Biaggi nella gran giornata di Melandri che sale sul podio. Gibernau tiene botta e si propone come avversario più tenace di un dottor Rossi da 10 elode. Serve una conferma? Serve un'altra laurea? All'Università della Moto, circuito di Assen, Olanda, Valentino si ripropone. È lotta vera, ruota contro ruota, carena contro carena. Sempre Gibernau, sempre quel ragazzo di Barcellona che sembra non voler mollare mai, ma che deve cedere alla voglia smisurata, all'agonismo sopra le righe del 46 in blu. All'idea matta di mettere insieme l'opera capolavoro. Mugello Barcellona Assen, intanto siamo riusciti a mettere a posto la moto nei test dopo la Francia e capire cosa non andava, perché avevamo fatto due volte quarti. E sono state tre gare bellissime e direi delle gare importantissime, delle gare chiave, perché Gibernau, che è stato il mio principale antagonista, era al suo 100%, con la moto al 100%, in delle piste che gli piacciono, e ha sempre preso paga tutte e tre volte, quindi è stato molto importante per quello. L'estate di Valentino, capitolo brasiliano a parte, non è per niente banale, come da personaggio, da situazione. A Donington, Inghilterra, Mr. Rossi sembra passeggiare, mentre il team avversario, quello dell'ex pilota e campione Fausto Gresini, permette che il secondo di casa, Colin Edwards, porti via punti a Gibernau. Buono per lo sport, male la classifica. In Germania si va in difesa, perché la Honda è arrabbiata, perché chi si trova quasi con l'acqua alla gola capisce che si fa dura. Biaggi, insomma, convale giù dal podio, ma contento e appuntito, nel senso di punti.
A Brno, ripresa dopo una lunga sosta di campionato, Gibernau suona la carica. Rossi è pronto per battaglia di moto e di testa, per confronti sottili che non coinvolgono solamente il cronometro. Tenere alto il tono della sfida è necessario, indispensabile. Sul finire dell'estate in Portogallo, Valentino spezza altre certezze. Il rettilineo di un chilometro non basta alle velocissime onde, in terra e indietro con gli uomini di classifica, battute sonoramente dove non si doveva. Insomma, altra disillusione. La stagione aurea del dottore, prima del tripudio finale, ha vissuto momenti da mettere nell'angolo più lontano dei ricordi. Rio de Janeiro, la pista di due trionfi mondiali. Con Gibernau a terra, facile il compito di portare a casa punti preziosi. Invece no. Nella gara che decreta il trionfo di Makoto Tamada, che rivincerà poi in casa a Motegi, la bella idea di fare bene, di fare troppo, produce analogo disastro. Tutto da rifare. Rio è stata una scivolatina e un errore che ci poteva anche stare. Magari a Rio ero preoccupato perché lì non eravamo proprio riusciti a trovare il bandolo della matassa e tre giorni di paga abbiamo preso e non siamo mai riusciti a essere veloci come le onde, quindi preoccupato per le gare dopo. E nel momento più delicato, al via di una trasferta triste in giro per il mondo, ecco il patatrac. La sabbia è sull'asfalto del Qatar e nel cervello di qualcuno. Piazzola di partenza pulita vuol dire ultima fila, vuol dire agitazione, voglia di podio. Un podio possibile, ma visto come un miraggio nel deserto. La realtà è una caduta, con l'avversario numero uno, Gibernau, a fare bottino pieno. Qatar è stata più disperazione perché eravamo velocissimi e ci hanno rubato una gara che potevamo vincere o comunque potevamo arrivare davanti senza nessun problema e poi perdere 25 punti in un botto così sono molti. Poi quando ho visto anche che mi ero fatto male, ancora peggio. Una rabbia da esternare, ma da coltivare anche. La lotta per il mondiale si trasferisce nei reclami. Non è consuetudine tra le moto. Per questo la cosa brucia ancora di più. A mente fredda, cioè con malizia, si sono andati ad attaccare in un piccolo errore che avevamo fatto noi, ma che loro hanno tradotto in errore perché ci hanno pensato tutta la notte come poter fare per rubarcela e ce l'hanno fatta la mattina. Forse non lo dici, però lo sai, e quindi sei un recidivo, come stai? Nell'umido caldo di Sepang è guerra fredda. Vale non saluta più Sete, che accusa il colpo e medita. Come vuoi. Il confronto si sposta in pista e diventa impietoso perché la Malesia, terra e mare di pirati, stimola ancora di più il già arrabbiato Valentino. È stato ancora più bello perché comunque sono riuscito a tradurre, a trasformare il nervoso in energia positiva per dare il 100% nelle altre due gare. Però
In questo momento Malesia e Australia sono due piste dove forse le due piste dove vado più forte di tutto l'anno, e quindi due posti dove ultimamente sono in stato di grazia, ecco. Quindi magari anche se non c'era il Qatar andava a finire lo stesso. Gara senza storia, con Gibernau agitato, accaldato e strapazzato. Non funziona, ed è come previsto una strategia in casa Honda. È una corsa torrida, bruciante per le speranze dello spagnolo. Ma deve ancora arrivare una giornata particolare. Deve ancora arrivare un gran premio che rimarrà nella storia del motociclismo. Che spettacolo! Che spettacolo! Phillip Island, Australia, 17 ottobre 2004. Una data storica. Il cielo è azzurro, come in Sudafrica, presagio di una giornata speciale. E speciale è il primo giro di Valentino. Subito quasi fuori, dentro a infilare le due Ducati, un minuto e mezzo abbondante per caricare i file giusti, per costruire, prima nella testa, il capolavoro da dipingere poi sull'asfalto. È vittoria, è titolo mondiale, il sesto in 9 anni, stagioni che hanno trasformato il ragazzo ribelle in un campione da leggenda. Non mi capita di commuovermi, ma lì per lì non mi capita mai, ecco. Magari mi posso emozionare quando la rivedo i giorni dopo, ma lì per lì sono come un po' anestetizzato, diciamo, dalla gara, e non sono contento, ma non mi viene da commuovermi, ecco. È un momento mentale che dura anche per tutta la gara. Mi sembra di essere delle volte una specie di trance agonistica, ecco. Il trionfo di Vale è anche il trionfo dei suoi, uomini che lo hanno seguito alla Yamaha e gente che aspettava da tempo l'arrivo di uno buono per riemergere. Scommessa, sì, ma è giusto che nel motociclismo si viva in questo modo. Quanto lui sia bravo nel box, e poi quanto, anche un'altra cosa, quanto lui riesca comunque a coinvolgere tutto il gruppo di lavoro che gli sta attorno, questa è stata una grossa e piacevole sorpresa. Some people said it was a... Mi dicevano che cambiare sarebbe stato il miglior modo per smettere, ma io sono uno che ama le sfide, e parlando con Valentino mi sono subito reso conto che con l'impegno comune noi due insieme avremmo fatto grandi cose. Lui è sempre molto calmo, lavora come un matto, e se una cosa non va, non si agita. Il problema c'è? Ebbene, si lavora tutti insieme per risolverlo, e quasi sempre ce la facciamo. Hanno rimesso in gioco 20 anni di carriera per una sfida che sinceramente anche loro non gli serviva, ecco.
solo per chiudere la bocca o comunque per dimostrare a tutti che sono il team più forte del mondo, anche con un'altra moto, ecco, un po' per la stessa motivazione mia. Il trionfo di Rossi è la sconfitta della Honda. 9 milioni di moto costruite ogni anno, ma non quella buona per battere un uomo, un pilota che aveva in testa un'idea troppo forte. Tra motore, telaio e benzina, alla fine è stato solo un altro uomo a dare del filo da torcere al numero uno. Gibernau è uno dei più forti. Lo metterei allora, lo metterei con Capirossi, lo metterei con il Barros di 2-3 gare o con il Biaggi anche di qualche gara, metterei anche Gibernau. La differenza è che comunque riesce a essere veloce più o meno tutto l'anno e quindi è difficile da battere anche in visione mondiale, ecco. Vice campione, un'altra volta. Contro Valentino ci sarebbe da esserne orgogliosi. Ma Sete Gibernau, spirito da torero e in tuta di pelle e casco, 31 anni e un passato da privilegiato, ha voluto recitare la parte del protagonista. È stato un campionato bello, è certo che per me non vincere il campionato non è stato possibile, però io mi sono divertito molto. Alla fine faccio un bilanciamento bello di una stagione bellissima, ci siamo divertiti e l'anno prossimo dobbiamo cercare di lottare ancora più forte. Quattro vittorie in Spagna sotto l'acqua e davanti al pubblico amico, in Francia per consolidare un primato, in Repubblica Ceca per riprendere il filo del discorso, in Qatar per le ultime speranze. Troppo poco per compensare cadute sull'asfalto e cadute di stile, cali di tensione pagati nel conto finale. Bravo, penso che tante gare, quasi tutte. Male le due cadute, quelle hanno rovinato l'anno. Però entra dentro il campionato e alla fine è stato, come abbiamo detto, un campionato molto molto bello. Io ho spinto lui ha spinto me, adesso siamo in un livello molto alto, le gare quando normalmente sono tra lui e me, e portiamo un limite abbastanza, siamo abbastanza vicino del limite. Comunque è bello perché così tiri fuori quello che hai meglio dentro. Io sono migliorato tanto da confronto all'anno scorso e adesso bisogna lavorare ancora di più per migliorare. So dove devo migliorare, il meglio di me penso che non è arrivato ancora. Doveva essere Max Biaggi l'antagonista, l'avversario numero uno per Valentino Rossi. Welcome e la gara d'antologia sono state l'illusione, la pretesa di un ruolo che poteva essere interpretato. La tattica per Max era giusta. Punti buoni dappertutto e in ogni modo per fare bottino, per aspettare le occasioni giuste. Impresa riuscita per metà stagione, fino all'acuto germanico. Non è che abbiamo fatto un gran campionato quando dovevamo fare un gran campionato. Ecco. Un anno un po' caotico con una diversa confusione all'interno anche della, devo dire, un po' della Honda, della gestione, perché siamo partiti poi bene, a dire la verità, nella prima parte del campionato, per poi trovarci in condizioni un po' difficili con cambiamenti che noi non avevamo mai richiesto e forse anche delle parti meccaniche, telesi, che non si sono mai addette al nostro modo di andare in moto.
Al momento giusto, due tonfi, Portogallo e Giappone, a tarpare le ali proprie e a metterle all'odiato rivale. Un'altra stagione da dimenticare, che va messa in archivio tra gli anni, troppi, di bocconi amari da inghiottire. Non poteva far di meglio. Il momento in cui si è trovato lui è stato proprio quello in cui la Yamaha ha fatto un passo in avanti esagerato, perché ha fatto veramente un passo in avanti, migliorato tanto dall'anno prima e da due anni ancora prima. E corsi alla guida ha fatto sicuramente un po' di differenza all'inizio, ma poi la moto era veramente super competitiva, dunque è cresciuta passo passo ogni volta e puntavano tutte su un pilota e questo si è visto. Inutili gli sforzi per sostenere la causa di Max, sposata da casa Honda quando non c'erano più le condizioni per buttare il cuore oltre gli ostacoli. Ecco perché dico è stato un anno un po' caotico all'interno anche di una grande azienda come Honda. Questo ha sicuramente indirettamente avvantaggiato Rossi, che una volta vincevo io, una volta vinceva un altro, no? Quello che poi si diceva a inizio anno, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta a cambiare strategie e questo è stato il risultato di un campionato partito con grande entusiasmo, però a metà anno, quando era un punto, non dico con rassegnazione, però con poca possibilità effettiva di fare un grande risultato. Doveva essere l'anno, se non buonissimo, almeno buono, anche per altri due italiani, due ex ragazzini prodigio. Il maturo Loris Capirossi si è ritrovato una Ducati acerba. Lo sfortunato Marco Melandri si è ritrovato troppo spesso a terra. Tre terzi posti il magro bottino comune di Capirex e Macio. Erano di ben altro calibro le speranze e le ambizioni. È stato un anno difficile un po' per tutti. Abbiamo cercato di dare sempre il massimo, però siamo partiti con una moto probabilmente non troppo competitiva. Durante la stagione abbiamo migliorato un po', migliorato, ma noi facevamo due passi, gli altri ne facevano uno, quindi ci troviamo sempre un po' distaccati dagli altri. È stata abbastanza difficile sicuramente. I due podi, diciamo, alla fine sono i ricordi più belli, però sono i ricordi che meno mi saltano in mente. Più frequentemente ricordo sempre ricordi brutti, diciamo, un po' una stagione veramente difficile, a parte gli infortuni. Comunque ho perso proprio il divertimento, non sono riuscito più a guidare con entusiasmo e qualcosa mi ha portato via questo amore per la moto. Venirne fuori non è facile, abbiamo perso 3-4 gare, poi abbiamo fatto un cambiamento importante a livello di distribuzione pesi, è arrivato il motore nuovo e abbiamo fatto dei piccoli passi avanti, però alla fine la moto è quella dell'inizio con tante cose diverse, però probabilmente è una moto che è nata male e ci ha comunque creato parecchie difficoltà. Noi abbiamo cercato di fare il massimo per metterla a punto, ma probabilmente non è bastato. Aria pesante nel box, non si andava d'accordo, è stato difficile convivere con gente con cui non ti ci trovi bene. Se trovassi l'ambiente giusto, anche fare 30 gare all'anno per me non sarebbe un problema, perché comunque andare a correre è sinonimo di andare a divertirsi, proprio di divertimento, di andare a fare la cosa che più amo nella vita. E non si è divertito neppure Manuel Poggiali. Una stagione da incubo per il campione della 250. Un'inspiegabile serie di gare da buttare, di cose storte o distorte,
La classifica alla fine è magrissima, con quel nono posto dietro l'altro deluso, il vicecampione Roberto Rolfo. Un solo successo per Manuel. In Brasile, un lampo isolato tra i tanti, troppi guai, tra dubbi e ferite da dimenticare. A prendere il posto, a prendere la corona di Poggiali, è arrivato uno duro, uno tosto, un ragazzino che non sorride quasi mai. Daniel Pedrosa lasciava la 125 con un titolo mondiale e due caviglie spezzate. Un inverno tra ospedale e palestra, niente prove fino all'ultimo istante buono. Poi la rabbia, la classe a sfogarsi in pista, la determinazione a sorprendere e spiazzare avversari in affanno, forse supponenti, di sicuro meno dotati di questo piccoletto maledettamente veloce. È troppo leggero, è avvantaggiato, hanno detto in molti. Ci vuole una regola che imponga un peso minimo del complesso pilota moto come in 125. Scusa buona per lavare alcune coscienze. I fatti dicono altra cosa, che il campioncino catalano è solo uno che va più forte e ha più testa. Abbiamo stato 5 mesi out di stare in circuito. Abbiamo ritornato in un mes, abbiamo andato solo 2.5, abbiamo fatto le prove in un mes, abbiamo andato alla prima gara, abbiamo vinto. E dopo abbiamo fatto in un anno lo che molta gente non ha fatto in più di 3. E questo che penso che loro han provato di tirare via il nostro merito, il nostro sforzo, la nostra passione per fare le cose bene fatte, che loro non hanno arrivato a farla. Pedrosa è un po' vecchio, diciamo, da come si vede, nel senso buono del termine, però non sembra un ragazzino di 18 anni, ecco. Ma però io lo conosco bene, è molto anche timido, perché poi se si apre, ecco, è più divertente. Dovizioso invece è comunque un italiano, quindi un po' più giocherellone, però anche lui molto concentrato, molto, molto serio e molto deciso. La nuova generazione di fenomeni è rappresentata a chiudere il Tris di Campioni 2004 da un 18enne di Forlì, un predestinato Andrea Dovizioso, già titolato nelle minimoto e nel campionato europeo. Le dure battaglie della 125 non lo hanno spaventato. Gli avversari, Locatelli, Barberà, Lorenzo, a turno hanno riso, ma soprattutto pianto, hanno cercato di sfiancare un puledro di razza. Abissale, quasi 100 punti il distacco finale sul secondo, Hector Barberà, prodotto di 15 risultati buoni su 16 gare. E lo zero è stato causato da una foratura. È tutto questione di testa. Il problema è che non è che dici devo fare questo, quindi ti viene. Viene fuori con un insieme di cose, è difficile da spiegare. Preparazione, le persone che hai attorno, il team, come imporsi, non è facile da spiegare, però ci vuole tutta questione di testa alla fine. Forse non ci si rende conto noi così giovani dove siamo e cosa stiamo facendo. Ti capita tutto in 3-4 anni che dalle minimoto ti trovi al mondiale e vai forte. Però non ti rendi conto di in che mondo sei, tutto quello che gira attorno, quanto bello è. E dopo i piloti sbagliano e
si arrabbiano anche quando non ha senso, trovano scuse quando non ci sono, è sbagliato. Io mi sono reso conto e infatti sto reggendo anche le cose che sembra che si lamentano altri piloti, non mi lamento perché mi rendo conto di essere uno dei più fortunati. I tre campioni, i tre tenori dagli acuti inarrivabili salutano il 2004. Sull'asfalto è già tempo di preparare le nuove sfide. Max è salito sulla tanto sospirata ondissima del team HRC, ma starà fermo due mesi per un brutto infortunio in allenamento. Il nuovo arrivato Edwards e Valentino saggiano la Yamaha Evoluzione. È già 2005. Quella sfida di quest'anno l'ho vinta, però la sfida dell'anno prossimo sarà comunque battere Biaggi di Bernau con le Honda finalmente ufficiali, che poi vabbè non c'è nessuna differenza, però sono ufficiali, e portare la M1 insieme con la mia squadra, insieme con gli ingegneri, a essere la moto più veloce e più competitiva, ecco. In Germania si va in difesa, perché la Honda è arrabbiata, perché chi si trova quasi con l'acqua alla gola capisce che si fa dura. Biaggi, insomma, convale giù dal podio, ma contento e appuntito, nel senso di punti. A Brno, ripresa dopo una lunga sosta di campionato, Gibernau suona la carica. Rossi è pronto per battaglia di moto e di testa, per confronti sottili che non coinvolgono solamente il cronometro. Tenere alto il tono della sfida è necessario, indispensabile. Sul finire dell'estate in Portogallo, Valentino spezza altre certezze. Il rettilineo di un chilometro non basta alle velocissime Honda. In terra e indietro con gli uomini di classifica, battute sonoramente dove non si doveva. Insomma, altra disillusione. Ma la stagione aurea del dottore, prima del tripudio finale, ha vissuto momenti da mettere nell'angolo più lontano dei ricordi. Rio de Janeiro, la pista di due trionfi mondiali. Con Gibernau a terra, facile il compito di portare a casa punti preziosi. Invece no. Nella gara che decreta il trionfo di Makoto Tamada, che rivincerà poi in casa a Motegi, la bella idea di fare bene, di fare troppo, produce analogo disastro. Tutto da rifare. Rio è stata una scivolatina, un errore che ci poteva anche stare,
magari a Rio ero preoccupato perché lì non eravamo proprio riusciti a trovare il bandalo della matassa e tre giorni di paga abbiamo preso e non siamo mai riusciti a essere veloci come le Honda, quindi preoccupato per le gare dopo. E nel momento più delicato, al via di una trasferta Trisi in giro per il mondo, ecco il patatrac. La sabbia è sull'asfalto del Qatar e nel cervello di qualcuno. Piazzola di partenza pulita vuol dire ultima fila, vuol dire agitazione, voglia di podio. Un podio possibile ma visto come un miraggio nel deserto. La realtà è una caduta, con l'avversario numero uno, Gibernau, a fare bottino pieno. Qatar è stata più disperazione perché eravamo velocissimi e ci hanno rubato una gara che potevamo vincere o comunque potevamo arrivare davanti senza nessun problema. E poi perdere 25 punti in un botto così sono molti. Poi quando ho visto anche che mi ero fatto male, ancora peggio. Una rabbia da esternare, ma da coltivare anche. La lotta per il mondiale si trasferisce nei reclami. Non è consuetudine tra le moto. Per questo la cosa brucia ancora di più. A mente fredda, cioè con malizia, si sono andati ad attaccare in un piccolo errore che avevamo fatto noi, ma che loro hanno tradotto in errore perché ci hanno pensato tutta la notte come poter fare per rubarcela e ce l'hanno fatta la mattina. Forse non lo dici, però lo sai, e quindi sei un recidivo, come stai? Nell'umido caldo di Sepang è guerra fredda. Vale non saluta più Sete, che accusa il colpo e medita. Come vuoi. Il confronto si sposta in pista e diventa impietoso perché la Malesia, terra e mare di pirati, stimola ancora di più il già arrabbiato Valentino. È stato ancora più bello perché comunque sono riuscito a tradurre, a trasformare il nervoso in energia positiva per dare il 100% nelle altre due gare. Però in questo momento Malesia e Australia sono due piste forse le due piste dove vado più forte di tutto l'anno e quindi due posti dove ultimamente sono in stato di grazia, ecco, quindi magari anche se non c'era il Qatar andava a finire lo stesso. Gara senza storia, con Gibernau agitato, accaldato e strapazzato. Non funziona, ed è come previsto una strategia in casa Honda. È una corsa torrida, bruciante per le speranze dello spagnolo. Ma deve ancora arrivare una giornata particolare. Deve ancora arrivare un gran premio che rimarrà nella storia del motociclismo. Che spettacolo! Che spettacolo! Phillip Island, Australia, 17 ottobre 2004. Una data storica. Il cielo è azzurro, come in Sudafrica, presagio di una giornata speciale. E speciale è il primo giro di Valentino. Subito quasi fuori,
dentro a infilare le due Ducati, un minuto e mezzo abbondante per caricare i file giusti, per costruire, prima nella testa, il capolavoro da dipingere poi sull'asfalto. E antologia delle due ruote, 46 che vince. Magia, cuore e testa che vincono la sfida delle sfide. Se questo è l'inizio. Probabilmente una gara così non ci sarà mai più. La metto come mia gara preferita, anche più di Phillip Island, perché era la prima, perché grande sfida con Biaggi, tutti e due che volevamo vincere a tutti i costi, e alla fine sono riuscito a vincere io. È stato un weekend, sembrava veramente di essere in un film. È dura, come previsto, e non come da illusione africana. Vincere al volo significa provocare, e nella pioggia spagnola di Jerez vuol dire che non è tutto semplice, tutto facile. Gli sconfitti e provocati reagiscono, vincono. Eccolo, Sete Gibernau danza sotto la pioggia e urla, reclama posizione di antagonista. Facile davanti a pubblico amico e su asfalto amico. Gibernau replica anche in Francia. Valentino rischia di non partire. Lo spagnolo, caricato da ripetute responsabilità, sembra imprendibile. Per il dottore, costretto a combattere per punti buoni in classifica, è il momento di stringere i denti. Abituato a vincere, Valentino soffre, ma sente che anche giù dal podio si costruisce qualcosa di buono. Due gare difficili che erano normali, perché è stata welcome la cosa fuori dal comune, è stata welcome l'eccezione, perché in quel momento la nostra Yamaha era a livello, non era a livello di vincere. Welcome, è andato tutto bene, eravamo in una bolla di sapone, è andata così. Poi però, fra l'acqua di Jerez e qualche problema in Francia, siamo ritornati un po' al nostro livello. Però erano delle difficoltà che ci aspettavamo e che siamo riusciti a risolvere subito. Arriva poi il momento di tirare fuori energie, doti, valori, cavalli dal motore su piste veloci, fatte apposta per le Honda ben conosciute. I quarti posti valgono medaglie di legno da dipingere sul casco. Ironia per lasciare in un angolo della mente dubbi e timori. Al Mugello c'è la paura, c'è la pioggia a rendere la giornata speciale, unica. Valentino capisce, danzando sull'asfalto umido, che la vittoria in casa può dare un segno, un senso. A Barcellona, casa di Sete Gibernau, non si può non triplicare gli sforzi.
dottore prepara la purga, la prescrive, la somministra e il risultato è dura prognosi per chi vuole mettersi sulla strada del campione. Perde colpi Biaggi nella gran giornata di Melandri che sale sul podio. Gibernau tiene botta e si propone come avversario più tenace di un dottor Rossi da 10 lode. Serve una conferma? Serve un'altra laurea? All'Università della Moto, circuito di Assen, Olanda, Valentino si ripropone. È lotta vera, ruota contro ruota, carena contro carena. Sempre Gibernau, sempre quel ragazzo di Barcellona che sembra non voler mollare mai, ma che deve cedere alla voglia smisurata, all'agonismo sopra le righe del 46 in blu. All'idea matta di mettere insieme l'opera capolavoro. Mugello Barcellona Assen, intanto siamo riusciti a mettere a posto la moto nei test dopo la Francia e capire cosa non andava, perché avevamo fatto due volte quarti. E sono state tre gare bellissime e direi delle gare importantissime, delle gare chiave, perché Gibernau, che è stato il mio principale antagonista, era al suo 100%, con la moto al 100%, in delle piste che gli piacciono, e ha sempre preso paga tutte e tre volte, quindi è stato molto importante per quello. L'estate di Valentino, capitolo brasiliano a parte, non è per niente banale, come da personaggio, da situazione. A Donington, Inghilterra, Mr. Rossi sembra passeggiare, mentre il team avversario, quello dell'ex pilota e campione Fausto Gresini, permette che il secondo di casa, Colin Edwards, porti via punti a Gibernau. Buono per lo sport, male la classifica. Non avevamo mai richiesto, e forse anche delle parti meccaniche telesi che non si sono mai addette al nostro modo di andare in moto. Al momento giusto, due tonfi, Portogallo e Giappone, a tarpare le ali proprie e a metterle all'odiato rivale. Un'altra stagione da dimenticare, che va messa in archivio tra gli anni, troppi, di bocconi amari da inghiottire. Poteva far di meglio. Il momento in cui si è trovato lui è stato proprio quello in cui la Yamaha ha fatto un passo in avanti esagerato, perché ha fatto veramente un passo in avanti, migliorato tanto dall'anno prima e da due anni ancora prima. E con Rossi alla guida ha fatto sicuramente un po' di differenza all'inizio, ma poi la moto era veramente super competitiva, dunque è cresciuta passo passo ogni volta e puntavano tutte su un pilota, e questo si è visto. Inutili gli sforzi per sostenere la causa di Max, sposata da casa Honda quando non c'erano più le condizioni per buttare il cuore oltre gli ostacoli. Ecco perché dico è stato un anno un po' caotico all'interno anche di una grande azienda come Honda. Questo ha sicuramente indirettamente avvantaggiato Rossi, che una volta vincevo io, una volta vinceva un altro, no? Quello che poi si diceva a inizio anno, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta a cambiare strategie, e questo è stato il risultato di un campionato partito con grande entusiasmo, però a metà anno, quando era un punto, non dico con rassegnazione, però con poca possibilità effettiva di fare un grande risultato.
Doveva essere l'anno, se non buonissimo, almeno buono, anche per altri due italiani, due ex ragazzini prodigio. Il maturo Loris Capirossi si è ritrovato una Ducati acerba. Lo sfortunato Marco Melandri si è ritrovato troppo spesso a terra. Tre terzi posti il magro bottino comune di Capirex e Macio. Erano di ben altro calibro le speranze e le ambizioni. È stato un anno difficile un po' per tutti. Abbiamo cercato di dare sempre il massimo, però siamo partiti con una moto probabilmente non troppo competitiva. Durante la stagione abbiamo migliorato un po', migliorato, ma noi facevamo due passi, gli altri ne facevano uno, quindi ci troviamo sempre un po' distaccati dagli altri. È stato abbastanza difficile sicuramente. I due podi, diciamo, alla fine sono i ricordi più belli, però sono i ricordi che meno mi saltano in mente. Più frequentemente ricordo sempre ricordi brutti, diciamo, un po' una stagione veramente difficile, a parte gli infortuni. Comunque ho perso proprio il divertimento, non sono riuscito più a guidare con entusiasmo e qualcosa mi ha portato via questo amore per la moto. Venirne fuori non è facile, abbiamo perso 3-4 gare, poi abbiamo fatto un cambiamento importante a livello di distribuzione pesi, è arrivato il motore nuovo e abbiamo fatto dei piccoli passi avanti, però alla fine la moto è quella dell'inizio con tante cose diverse, però probabilmente è una moto che è nata male e ci ha comunque creato parecchie difficoltà. Noi abbiamo cercato di fare il massimo per metterla a punto, ma probabilmente non è bastato. Pesante nel box, non si andava d'accordo, è stato difficile convivere con gente con cui non ti ci trovi bene. Se trovassi l'ambiente giusto, anche fare 30 gare all'anno per me non sarebbe un problema, perché comunque andare a correre è sinonimo di andare a divertirsi, proprio di divertimento, di andare a fare la cosa che più amo nella vita. E non si è divertito neppure Manuel Poggiali. Una stagione da incubo per il campione della 250. Un'inspiegabile serie di gare da buttare, di cose storte o distorte. La classifica alla fine è magrissima, con quel nono posto dietro l'altro deluso, il vice campione Roberto Rolfo. Un solo successo per Manuel, in Brasile, un lampo isolato tra i tanti, troppi guai, tra dubbi e ferite da dimenticare. A prendere il posto, a prendere la corona di Poggiali, è arrivato uno duro, uno tosto, un ragazzino che non sorride quasi mai. Daniel Pedrosa lasciava la 125 con un titolo mondiale e due caviglie spezzate. Un inverno tra ospedale e palestra, niente prove fino all'ultimo istante buono. Poi la rabbia, la classe a sfogarsi in pista, la determinazione a sorprendere e spiazzare avversari in affanno, forse supponenti, di sicuro meno dotati di questo piccoletto maledettamente veloce. È troppo leggero, è avvantaggiato, hanno detto in molti. Ci vuole una regola che imponga un peso minimo del complesso pilota moto come in 125. Scusa buona per lavare alcune coscienze. I fatti dicono altra cosa, che il campioncino catalano è solo uno che va più forte e ha più testa. Abbiamo stato 5 mesi out di stare in circuito, abbiamo ritornato in un mese, abbiamo andato solo 2 e mezzo, abbiamo fatto le prove in un mese, abbiamo andato alla prima gara, abbiamo vinto. E dopo abbiamo fatto in un anno lo che molta gente non ha fatto in più di 3. E questo che penso che loro hanno provato
tirare via il nostro merito, il nostro sforzo, la nostra passione per fare le cose bene fatte, che loro non hanno arrivato a farla. Questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà. Non mi mancava niente perché avevo già vinto 3 mondiali consecutivi con la Honda, quindi avevo già dimostrato quello che dovevo dimostrare. Voglio trovare un senso. Però è stata una sfida importantissima per, secondo me, non solo per me, ma per tutto l'ambiente, per un sacco di cose. Intanto ho dimostrato che nel motociclismo ancora, o comunque in questo momento, conta di più il pilota che la moto. Ho dimostrato che erano finti tanti luoghi comuni, come che per vincere un mondiale ci voleva la Honda, che la Honda andava da sola e che era imbattibile, ecco. Un sacco di cose e riportato, secondo me, con questa sfida le cose a posto, ecco, come sono i reali valori. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Ah. 2004. La sfida di Valentino ha inizio nel caldo della Malesia. Sono i test invernali, i primi contatti con una nuova realtà, i primi passi di una nuova, lunga corsa. Prima delle prime prove, dei primi test di Sepang, il 24 gennaio, il giorno prima, il 23, Valentino è arrivato in pista e, come sua consuetudine, ha messo personalmente il suo numero 46 sul cupolino anteriore della moto. Ecco lì, vedere il numero 46 sulla Yamaha è stato il momento in cui ho detto: insomma, è vero. È lavoro, è fatica, è gioia di costruire. La Yamaha non vince il mondiale da 12 lunghi anni. Valentino è il punto di riferimento, la rinascita, la riconquista è nelle mani del campione che cerca stimoli forti per dare risposte forti, per regalarsi e regalare emozioni a chi ha voluto fare questa scommessa.
È una grossa responsabilità quella di fare da guida nello sviluppo tecnico di una casa. E direi che lui lo fa benissimo, anche con molta naturalezza, sembra quasi una cosa facile quando la vedi fatta da lui. Però davvero è molto preciso, è molto chiaro e è molto sensibile quando guida la moto. L'inverno delle parole e delle prove passa con le sentenze del cronometro. A Barcellona, ultima uscita prima delle classifiche vere, quelle che fanno storia e albi d'oro, il dottore dimostra di aver trovato la giusta cura per la malata cronica, la M1. Mission impossible, dicevano in tanti. Missione impossibile, ma non per lui. Per un Rossi motivato, spinto dagli eventi, ma soprattutto da una voglia particolare. È una pole position che non regala posto in griglia, ma che segna, lascia segni negli avversari. Il problema non era essere condannato a vincere, era che con la Honda, se ormai non vincevo, ero uno stupido. E invece se vincevo avevo fatto, cioè se facevo primo prendevo 6 e se invece facevo secondo prendevo 5. E invece non è così, per vincere una gara del motomondiale o comunque per di qualunque altro sport non è così facile. Ma non c'è significato senza un ordine d'arrivo, senza quel foglio che dice chi ha vinto e chi ha perso. Welcome, cielo azzurro del Sudafrica, sole che brucia. È la prima volta di una nuova storia. Chi c'era sa di aver vissuto una giornata particolare, di aver visto qualcosa di speciale. Con Max Biaggi, Valentino ingaggia il duello dei duelli. È motociclismo allo stato puro. È vittoria. È titolo mondiale. Il sesto in 9 anni. Stagioni che hanno trasformato il ragazzo ribelle in un campione da leggenda. Non mi capita di commuovermi, ma lì per lì non mi capita mai, ecco. Magari mi posso emozionare quando la rivedo i giorni dopo, ma lì per lì sono come un po' anestetizzato, diciamo, dalla gara e sono contento, ma non mi viene da commuovermi, ecco. È un momento mentale che dura anche per una fase mentale che dura anche per tutta la gara. Mi sembra di essere delle volte una specie di trance agonistica, ecco. Il trionfo di Vale è anche il trionfo dei suoi uomini che lo hanno seguito alla Yamaha e gente che aspettava da tempo l'arrivo di uno buono per riemergere. Scommessa, sì, ma è giusto che nel motociclismo si viva in questo modo. Quanto lui sia bravo nel box e poi quanto, anche un'altra cosa, quanto lui riesca comunque a coinvolgere tutto il gruppo di lavoro che gli sta attorno, questa è stata una grossa e piacevole sorpresa. Some people said it was Mi dicevano che cambiare sarebbe stato il miglior modo per smettere, ma io sono uno che ama le sfide e parlando con Valentino mi sono subito reso conto che con l'impegno comune noi due insieme avremmo fatto grandi cose. Lui
è sempre molto calmo. Lavora come un matto. E se una cosa non va, non si agita. Il problema c'è? Ebbene, si lavora tutti insieme per risolverlo. E quasi sempre ce la facciamo. Hanno rimesso in gioco 20 anni di carriera per una sfida che sinceramente anche loro non gli serviva. Ecco, solo per chiudere la bocca o comunque per dimostrare a tutti che sono è il team più forte del mondo, anche con un'altra moto, ecco, un po' per la stessa motivazione mia. Il trionfo di Rossi è la sconfitta della Honda. 9 milioni di moto costruite ogni anno, ma non quella buona per battere un uomo. Un pilota che aveva in testa un'idea troppo forte. Tra motore, telaio e benzina, alla fine è stato solo un altro uomo a dare del filo da torcere al numero uno. Gibernau è uno dei più forti. Lo metterei allora. Lo metterei con Capirossi, lo metterei con il Barros di 2-3 gare o con il Biaggi anche di qualche gara, metterei anche Gibernau. Gibernau, la differenza è che comunque riesce a essere veloce più o meno tutto l'anno e quindi è difficile da battere anche in visione mondiale, ecco. Vice campione, un'altra volta. Contro Valentino ci sarebbe da esserne orgogliosi. Ma Sete Gibernau, spirito da torero e in tuta di pelle e casco, 31 anni e un passato da privilegiato, ha voluto recitare la parte del protagonista. È stato un campionato bello, è certo che per me non vincere il campionato non è stato possibile, però io mi sono divertito molto. Alla fine faccio un bilanciamento bello di una stagione bellissima, ci siamo divertiti e l'anno prossimo dobbiamo cercare di lottare ancora più forte. Quattro vittorie in Spagna sotto l'acqua e davanti al pubblico amico, in Francia per consolidare un primato, in Repubblica Ceca per riprendere il filo del discorso, in Qatar per le ultime speranze. Troppo poco per compensare cadute sull'asfalto e cadute di stile, cali di tensione pagati nel conto finale. Bravo, penso che tante gare, quasi tutte. Male le due cadute, quelle hanno rovinato l'anno. Però entra dentro il campionato e alla fine è stato, come abbiamo detto, un campionato molto molto bello. Io ho spinto lui ha spinto me, adesso siamo in un livello molto alto, le gare quando normalmente sono tra lui e me, e portiamo un limite abbastanza, siamo abbastanza vicino del limite, comunque è bello perché così tiri fuori quello che hai meglio dentro. Io sono migliorato tanto da confronto all'anno scorso e adesso bisogna lavorare ancora di più per migliorare, so dove devo migliorare, il meglio di me penso che non è arrivato ancora. Doveva essere Max Biaggi l'antagonista, l'avversario numero uno per Valentino Rossi. Welcome e la gara d'antologia sono state l'illusione, la pretesa di un ruolo che poteva essere interpretato. La tattica per Max era giusta. Punti buoni dappertutto e in ogni modo per fare bottino, per aspettare le occasioni giuste. Impresa riuscita per metà stagione, fino all'acuto germanico.
non è che abbiamo fatto un gran campionato quando dovevamo fare un gran campionato, ecco. Un anno un po' caotico con una diversa confusione all'interno anche della, devo dire, un po' della onda, della gestione, perché siamo partiti poi bene, a dire la verità, nella prima parte del campionato, per poi trovarci in condizioni un po' difficili con cambiamenti che noi non